Beh, intanto senza piaggeria vorrei partire facendo i complimenti a Trieste, ma i complimenti sia alla squadra che non ha mollato mai, che ha provato a vincere la partita in tutti i modi, che ha dato tutto quello che aveva anche con delle assenze, però soprattutto una piazza che è ritornata con un entusiasmo bellissimo in una città favolosa. Io non ho mai nascosto che Trieste, con cui ho passato tanti raduni della Nazionale Under 20, è una città stupenda, ma una città che vive di pallacanestro. Quindi giocare in trasferta con un calore del genere, con un pubblico che trascina così tanto la squadra, c'è da fare i complimenti, ed è una piazza che è ritornata in A1 a cui veramente credo che sia importante sottolinearlo. Sulla partita porto a casa tante cose buone, in primis i due punti in un campo molto caldo, dove non è facile a inizio campionato venire a vincere con una squadra talmente nuova in un campo del genere. Porto via degli sprazzi di pallacanestro, a mio avviso giocata molto bene per quello che riguarda la circolazione di palla, per quello che riguarda la scelta dei tiri, per quello che riguarda le spaziature offensive, e questo chiaramente parlo dei primi 20 minuti. Porto a casa una reazione a un meno 4 o meno 5, adesso non ricordo perfettamente, di una squadra che a un certo punto ha deciso che non avremmo lasciato qui due punti, e l'abbiamo fatto facendo tre difese importanti, cambiando sistematico anche un qualcosa di tattico. Devo dire la verità, io stesso mi devo allenare ad allenare questa squadra, perché è la prima volta che gioco con tutti i giocatori a disposizione. Credo che l'aver finito gli ultimi sei minuti, personalmente parlando, anche con molto coraggio, togliendo il quarto dal campo, giocando con tre piccoli e Calvin Martin da quattro, e Kravic nel 5, cambiando sistematico su tutto, ci abbia dato la svolta che ci ha fatto vincere la gara. Poi è chiaro che porta a casa anche le cose negative. Le cose negative sono state che sapevamo che all'inizio del terzo quarto Trieste sarebbe tornata, e malgrado questo non siamo stati capaci di limitare il break negativo, difendendo in maniera soft, lamentandoci con l'arbitro in maniera stupida, prendendo dei canestri dati dalla loro euforia senza eseguire più in attacco e difendendo con superficialità. E ci dobbiamo lavorare. Probabilmente io devo lavorare su me stesso nel trovare sempre il giusto equilibrio dei quintetti, visto che si gioca in 10, solo in 11 o in 12, e capire bene cosa dobbiamo fare in questi momenti dove dobbiamo limitare questi break negativi. Però credo che io per primo non credevo di essere così avanti a livello di qualità di pallacanestro giocata a questo punto della stagione, con un po' di problemini che abbiamo avuto quando Baldirossi non ha giocato, Aradori che è andato in nazionale, Brian Quayle che è stato fuori tanto tempo. Quindi speriamo di allungare questa pallacanestro di qualità, speriamo di essere un po' più cinici e duri nei momenti che contano, e adesso portiamo a casa i due punti e resettiamo tutto, perché mercoledì inizia la Champions League, quindi c'è tanta roba. Ma guarda, io credo che nei primi due quarti, per quello che riguarda la prima parte della tua domanda, è vero che ogni tanto uno contro uno siamo stati un po' morbidi, però più 12 credo che sia stato un buon vantaggio. Mi sembrava di essere, chiedere di più era veramente chiedere la perfezione. Secondo me a livello prettamente tecnico-tattico ho visto ben pochi errori. Ogni tanto siamo stati un po' soft su qualche uno contro uno, su qualche cambio difensivo, qualche uno contro uno di pura durezza.
però credo che a livello così di, come dire, di seguire perfettamente quello che ci avevamo detto e fatto, sono stati molto attenti e molto bravi. Il problema è stato un po' dopo, nel senso che dopo tu non puoi pensare mai che tu vieni a Trieste e puoi chiudere la partita, non puoi avere questa presunzione. La puoi chiudere se gli fai fare 2 punti in 5 minuti, non se ti accoppi così male, se prendi un canestro perché hai le mani sulle ginocchia e non sulla palla, gli hai lasciato 3 o 4 rimbalzi d'attacco da stupidi. Io quello penso di più. Sull'ultima tua affermazione, io sono sempre molto, io non generalizzo mai, cioè secondo me è sempre tutto molto temporaneo, cioè nel senso che adesso abbiamo fatto questo, dobbiamo essere obiettivi, in Bahia ha fatto 2 quarti ottimi, poi è sparito. Ma senza dargli addosso, è normale, cioè dopo una pre-season Baldi ha tenuto un po', poi dopo ha fatto fatica e siamo andati così. Però forse potevamo anche andare coi 2 lunghi. Cioè io non credo che il discorso sia abbassiamo o non abbassiamo. Io credo che sia il discorso di durezza di quello che possiamo fare. E questo lo vedremo cammin facendo, senza dare una regola fissa. Adesso è andata così, ma potrebbe andare anche che con Brian Cuoli. E beh, oggi sono stato molto contento di Kravic, nel senso che a un certo punto ha fatto 2 o 3 azioni difensive pessime su pick and roll laterale, dopo il time out, dopo che l'ho chiamato vicino, dopo che abbiamo riparlato, ha fatto 3 o 4 azioni buonissime, compreso una difesa un po' particolare che abbiamo fatto con dei cambi sistematici dove lui è stato molto bravo a tenere i piccoli. Quindi magari poteva essere che poteva giocare con Cuoli. Io non generalizzerei mai Italia, Europa, così. Io una cosa generalizzo e sono d'accordo con te sul fatto che in queste partite qua a un certo punto noi avevamo un fallo e continuavamo a subire. Abbiamo fatto in un'azione 3 falli con un fallo tecnico stupido come dei bambini. Ecco, invece tu cominci ad avere 4 falli, però hai difeso ogni azione facendo sentire gomiti, corpo e agonismo. Ecco, io su questo credo che in Europa ci possa insegnare tanto, perché se tu giochi con una morbidezza del genere, con qualche fischio in meno, almeno questa è la mia esperienza in tanti anni d'Europa, dopo abbiamo qualche problema in più.